E continuiamo ancora con delle testimonianze dei penitenti che hanno goduto della pedagogia del rimprovero di Padre Pio nel confessionale. Padre Pio, ecco, è stato veramente nel confessionale il Cireneo per tutti, colui che ha aiutato Cristo a vivere e a perpetuare la sua passione pur di salvare le anime. Padre Pio era un innamorato delle anime, aveva passione per le anime come Cristo, che ha donato la sua vita per ciascuno di noi. Ma veniamo alla testimonianza, i testimoni parlano sempre di più delle mie elucubrazioni. Mi riferisco a una testimonianza sempre citata nel libro di Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, che dice: mi inginocchiai dinanzi a Padre Pio col cuore in gola. È una donna che si è andata a confessare da Padre Pio. Ero confusa, non capivo nulla. Ma le ultime parole, recise e dure, con cui mi scacciò dal confessionale, le capii benissimo. Come ha reagito questa donna? Ecco che cosa dice. Fu una mazzata benefica che non potrò mai dimenticare. Più tardi, un giovane andò da Padre Pio a intercedere per me, racconta sempre questa signora. Ed egli rispose: cosa credi? Che io abbia un cuore di sasso? L'ho fatto per il suo bene. Parta, e la mia benedizione l'accompagnerà sempre. Dopo 9 anni vissuti in serenità, conclude questa penitente, gli sono grata di avermi allora scacciata via dal suo confessionale. E con questo possiamo tranquillamente chiudere tutto quello che si è detto contro Padre Pio a proposito del suo metodo e della sua pedagogia del rimprovero in confessionale. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.